La signora Yolanda Temporino oggi ha 72 anni, vive a Genova. Dal balcone della sua casa vede il grande ponte dell'autostrada e laggiù in fondo la ferrovia. La ferrovia che le ricorda un drammatico episodio del quale è stata protagonista, avvenuto più di mezzo secolo fa. Dopo l'8 settembre del 43, i tedeschi per rappresaglia compiono rastrellamenti in tutta Italia. Caricano migliaia e migliaia di ragazzi italiani su treni come questo per deportarli in Germania. E fra questi sventurati c'è anche Ferdinando, il fratello di Yolanda Temporini. Qualcuno mi disse che avrebbero fatto la linea di Torino, finché un mattino, al 12 di settembre, tornando lì alla stazione di Porta Nuova, mi informai e mi dissero che c'era questa tradotta proprio nell'ultima parte verso il 14-15 binario. E io andai a vedere, vidi questa tradotta effettivamente lunga 10-12 vagoni, erano carri merci con i finestrini piccolissimi, con le sbarre di ferro. Questa grata era l'unico spiraglio per respirare, per poter vedere la luce, per quelle decine e decine di ragazzi stipati dentro questo carro. Erano disperati perché sapevano che la loro destinazione era un campo di concentramento. Guardando questi poveri giovani mi venne in mente di fare qualcosa per loro, anche perché pensavo che ci fosse in questi vagoni anche mio fratello. Così decisi di salire sul treno di fronte e potermi far dare della roba da mangiare da questi operai che tornavano a casa praticamente. E mi dettero un po' di tutto, formaggio, pane, biscotti, sigarette, fiammiferi, un barattolo con della minestra, della pietanza dentro. Insomma, mi dettero un sacco di roba che io con la mia gonna molto larga, pieghe, feci una bella saccata di roba. E quindi decisi di andare a portare questa roba a sti giovani. La signora Yolanda per fortuna conosce qualche parola di tedesco e riesce a convincere il soldato di guardia a farle aprire un pezzettino del portellone del carro per poter dare il cibo ai prigionieri che sono qui dentro. E mentre buttavo, che loro urlavano a me, perché erano affamati i poveri figli, e mentre buttavo dicevo così, ho detto piano, dico quando faccio segno scappate, quando vi faccio segno scappate. Ecco. Il fatto è che la signora Yolanda a questo punto si accorge che può fare molto di più per quei poveri ragazzi, per quei deportati. Non soltanto portar loro cibo e acqua, ma addirittura può salvar loro la vita. Perché, è vero signora Yolanda, sì, si accorge che il militare di guardia, il tedesco di guardia è distratto in quel momento. Esatto, il militare di guardia, questo giovane tedesco, avrà avuto 20 anni anche lui, quindi faceva il giro piano piano, il giro dall'altra parte del treno. Allora a quel punto lì, io dopo aver fatto 2-3 vagoni, a quel punto lì feci ero contro il treno di fronte e feci questo movimento. A quel gesto della signora Yolanda i prigionieri capiscono che quella è la loro unica speranza di salvezza, si gettano giù dal carro e fuggono verso la libertà. Il tedesco ha sentito il rumore di questi carri che si aprivano, è tornato di qua e ha cominciato a sparare. Un giovane accanto a me, io non so se ha sparato prima in aria o in basso subito, ma penso prima in aria, perché c'è stato come un blocco di movimento in mezzo alla gente, c'era pieno di gente, viaggiatori, operai, c'era di tutto. E questi soldati praticamente erano agitati perché scappavano di qua e di là e nello stesso tempo qualcuno era paralizzato dalla paura, come ero paralizzata io, dico la verità. E un giovane vicino a me, lo vidi che si prendeva la coscia con dolore, e una smorfia di dolore aveva. E io allora ebbi paura, e in quel momento lì mi venne soltanto l'idea di salvarmi, non ho visto più niente, sono scappata sotto il treno e battei la testa anche perché c'ho ancora il segno. Quell'incidente. Alcuni di quei soldati italiani sono stati feriti, parecchi sono stati catturati e gettati nuovamente su quel treno che li ha portati a morire. Ma alcuni si sono salvati grazie all'intervento coraggioso di Yolanda Temporini.